Il tema di oggi è molto delicato. Spero di non turbare la suscettibilità o la sensibilità di qualcuno, perché il tema è la gentilezza. Io, riflettendo sulla gentilezza, mi sono accorto che ho un atteggiamento ambivalente. Da un lato, certo, piace a tutti ricevere gentilezza e riuscire ad essere gentili. Dall'altra, però, molto spesso vedo nella gentilezza una facciata, no? Una mancanza di naturalezza, di verità. E allora, dato che questa è la forma che ho maggiormente sperimentato nella mia vita, se ci ripenso, ho una certa diffidenza nei confronti della gentilezza. Riflettendoci meglio, mi sono accorto che la gentilezza è una delle poche qualità che ha una grande componente di azione verso l'altro, relazionale. Pensiamo per esempio alla fiducia, all'amore, all'empatia, all'intuizione, alla creatività. Sono cose che io sento dentro e sgorgano da me. La gentilezza invece è una cosa che devo mettere in moto, è un comportamento. Quindi io posso sentire, per esempio, fastidio o antipatia, ma decidere di essere gentile. Nulla di male in questo, però molto spesso questo viene fatto a scapito della verità, della naturalezza, della spontaneità e soprattutto a scapito di quello che uno sente dentro. Molto spesso io penso ai giapponesi con i loro inchini, per esempio, al formalismo, al ritualismo, penso ai camerieri, penso agli impiegati di banca. Certo, ci fa piacere. Prego, dottore, si accomodi. Però poi cosa succede dietro le quinte? A chi fa bene questo, se non alla forma, a questa sorta di, come dire, civiltà, certamente. Quindi senza nulla togliere, ma io voglio mettere l'accento sul fatto che il prezzo che si paga molto spesso è l'inautenticità, è la separazione. L'ombra rimane spinta nell'ombra e si mostra la facciata gentile. Quindi, senza nulla togliere alla gentilezza, io porterei l'accento su sii te stesso. Se vuoi essere gentile, sii te stessa, sii te stesso. Prenditi il coraggio di essere, come diceva Rilke, spietatamente gentile. Oppure prendi il coraggio dell'amore duro. O semplicemente di essere te stesso con i tuoi limiti. Potrebbe essere che esca una certa rudezza. Certo, parlo per me, lo so, ragazzi. Può essere che esca una certa scortesia. Osservalo, prendine atto. Trasformalo. Qual è il modo migliore, a mio avviso, per riuscire ad essere autenticamente gentili? Per riuscire poi a sentire quella grazia immensa che dall'empatia, che dal rispetto, che dalla fratellanza, che dalla compassione, no? Come se queste fossero le madri della gentilezza. Da queste qualità sgorga come un'acqua fresca la gentilezza. Allora ben venga questa gentilezza. Ma ricordiamoci che tutto può essere una medicina che cura, o un veleno che intossica. Farai qualche riflessione quindi sulle priorità: gentilezza o essere o autenticità o verità. Mi spiace, ma io scelgo la seconda.